E benvenuti in questa stupenda e meravigliosa festa. Come si può dire che non è una bella festa? Guardate che roba. Allora, a questo punto io invito sul palco una bellissima donna, una bravissima signora. Con il vostro applauso e con il nostro tus, signori, Simona. Grazie, grazie Franco, grazie all'orchestra Bagut. Buonasera a tutti, che accoglienti, insomma. Sono davvero emozionata, intanto siamo davvero tantissimi, ancora una volta questo è il grande successo dell'Accademia del Tennis che ancora una volta ha deciso di chiudere davvero alla grande. Si chiudono queste 3 settimane di torneo, 3 settimane baciate dal sole, dal bel gioco, dall'amicizia ed anche dalla solidarietà. Questi sono gli ingredienti che hanno contraddistinto anche questa 19ª edizione. Naturalmente lo sapete, lo ripetiamo, perché l'Accademia del Tennis, Giovanni Licini e tutti quanti ci tengono in modo particolare, si gioca, si fanno contenti tutti sia sul campo che fuori dal campo, e questa ne è la dimostrazione. Chiuderemo davvero in bellezza con musica, con risate, con il cabaret e anche con la bellezza e la danza, ma voglio ricordarvi che l'Accademia del Tennis ed il Tennis VIP sono anche solidarietà. Giochiamo tutti insieme per l'associazione Amici dell'Oncologia Valle Seriana e Valle Cavallina e per Wheelchair Tennis. Queste le 2 associazioni che anche quest'anno andranno a beneficiare della vostra generosità. Quindi, se questa sera vedrete le nostre hostess passare tra di voi, bene, cercate di accogliere, no? Cercate di accoglierle con entusiasmo. Un piccolo contributo, anche ogni singolo piccolo vostro contributo, aiuterà naturalmente a raggiungere nuove vette. Allora, tra pochissimo inizierà il grande concerto. Scusa Simona, 2 secondi. Chiedo ai tecnici, non abbiamo più la voce nei monitor, per cortesia, una cosa abbastanza urgente, perché sul palco non si sente niente. Ecco, se potete rimediare velocemente. Si sente da giù? Avete dato un sì, sembra un sì della mutua. Allora, tecnici, si può rimediare? Grazie, grazie. Vada avanti, signora. Allora, l'abbiamo detto, la solidarietà. A questo punto, va bene Franco, così? Va bene, ci siamo, perfetto. A questo punto voglio che darvi il benvenuto ufficiale, sia l'anima di questo torneo, l'anima dell'Accademia del Tennis, un benvenuto al nostro Giovanni Licini. Aspetta Giovanni, stai lì, perché per te ci vuole una sigla grande, eh? Allora facciamo, maestro, possiamo partire? Decisamente. Signori, buonasera. Prima di augurarvi la buona serata e un buon concerto, devo dire grazie di essere qui questa sera, ma soprattutto devo dire grazie al nostro direttore artistico, la chiamo così da questa sera, Franco Bagutti, che si è dimostrato prima un giocatore di tennis, diciamo, deve ancora imparare un po', però è un buon maestro d'orchestra. Io la ringrazio moltissimo. È un buon maestro. È un grande uomo, ma soprattutto per l'Accademia del Tennis è un grande amico, è proprio un grandissimo amico. Ci ha creato questa serata, ha trovato gli artisti che seguiranno dopo di lui in questa esibizione, ha trovato il Panema, il corpo di ballo, il cabarettista Bianchessi, ma soprattutto domani sera ci sarà il concerto di Fiordaliso. Pertanto grazie a Bagutti, grazie a tutti voi, ma soprattutto io spero che questa serata e le serate di domani sera contribuiscono ancora di più a fare quello che noi ci facciamo da 3 settimane,
Il discorso della solidarietà, lo diceva Simona, il nostro lavoro, il lavoro dell'Accademia del Tennis è tanto, però ricco di amore, di entusiasmo, soprattutto però per un bene comune, il bene della solidarietà. Pertanto se questa sera ancora per l'ennesima volta le nostre ragazze gireranno per le sedie vostre, non cacciatele via, cercate di darle ancora una mano, perché se raggiungeremo l'obiettivo di superare i 500.000 euro, la vetta nostra dell'anno scorso, sarà merito nostro organizzatori, ma soprattutto voi che assistete per tutte queste serate al nostro torneo. Buon concerto a tutti voi. Grazie a Giovanni Licini, naturalmente i ringraziamenti vanno fatti anche a tutti quanti hanno contribuito in queste 3 settimane all'ottima realizzazione, quindi a tutti i colleghi giornalisti, alla radio ufficiale del torneo, quindi a Radio Z con Angelotto e Fabiana, ci hanno seguito tutti quanti per tutte le 3 settimane e concludono in bellezza con noi questa sera. Ora naturalmente ci sarà la musica, il divertimento, il coinvolgimento totale dell'orchestra di Franco e Gianmarco Bagutti, perché se Franco è una realtà che tutti conosciamo, lui è il futuro, anzi è il presente, posso dirlo Franco. Grazie, è lui, grazie è di lui, cuore, no? Buonasera a tutti quanti voi. Io volevo spendere una parola, un ringraziamento a Giovanni e poi dire una piccola cosa. Noi dovevamo prolungare le ferie per altri 2 giorni perché veniamo da un nostro tour di riposo, una settimana di riposo, però mio padre ci teneva in modo particolare a questa manifestazione che ci ha visti i protagonisti lo scorso anno, e quindi io chiederei un applauso ancora a mio padre e a tutta quanta l'orchestra che ha deciso di togliere 2 o 3 giorni di riposo, ma ben onorati di poter essere qui con Giovanni e con tutti quanti voi. Grazie. Ed ora noi ci leviamo, Giovanni, andiamo e lasciamo il palco tutto a loro, la grande orchestra di Franco e Gianmarco Bagutti. Grazie Simona. Bene, allora a questo punto adesso mi raccomando, battete le mani, cantate, fate quello che volete, però questa sera deve essere una serata, soprattutto una serata di divertimento. Allora, un grande successo italiano dalle 4 voci dall'orchestra signori tutto. Thank you.
Grazie, grazie, grazie. Grazie di... Ma io, questo signore qui che fa le fotografie, sembra la mia ombra. Ero Sanremo, il festival era in mezzo al festival, dappertutto, dove c'erano gli artisti, lui c'era dappertutto. Ero a Ischia, era lì a fare un sacco di fotografie. Ma dove abita lei? Foto San Marco, mi sembra, no? Gli facciamo un applauso? È dappertutto! Altro che corona questo qui. Altro che corona. Ciao, buonasera. Allora, un'altra bella canzone a quattro voci, signora Vera, io vi voglio sentire cantare, mi raccomando. Visto che non è una serata da ballo, ma è una serata a concerto, adesso cominciamo con le mani, con questo grande successo italiano, sempre ci sarà. Questa vita che si dimentica. Belli, belli, belli questi applausi, speriamo che durino fino alla fine, grazie di cuore a tutti. Allora adesso arriviamo con una bella canzone, sempre i grandi successi delle nostre canzoni italiane, signori, dalla voce di Francesca arriva Perdere l'amore, vada Francesca. Perdere l'amore.
andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Capisco e ammetto che sbagliavo, facendo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo, ancora mi vuol bene. C'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, ma indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente, mi vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa. Grazie di vero cuore, grazie a tutti. Bene, un'altra canzone che fa parte dei nostri dischi, una canzone che è stata richiesta questa sera da tantissime persone, sempre dalla voce di Francesca, rimane qui. Hai cambiato microfono? Signori, ti sposerò. Vai, dedicatissimo ai signori che mi hanno richiesto. Grazie. La più bella dichiarazione, mamma mia, ho cambiato il microfono, si sente. La più bella dichiarazione d'amore che esista. Davanti alla gente, davanti.
che si deve sposare qua. Stavo sognando di te, certezza del mio futuro, chiarore quanto nel buio, sembrerà tutto più scuro. Grazie a tutti. Bene, allora a questo punto adesso cambiamo personaggio, arriviamo con un'altra canzone che appartiene questa volta anche lei ai nostri dischi. Pensate che questa canzone, che è una canzone popolare, una canzone così alla buona, è una canzone semplice, siamo arrivati quest'anno con 150.000 copie, senza aver fatto il Festival di Sanremo, senza aver fatto X Factor, è stato un successo grandissimo. Signori, dalla voce di Marianna, con il vostro applauso, questa bella gondola veneziana. Signori, per voi. Signori, grazie. Forza che ci trasferiamo tutti a Venezia. No, stiamo bene qui. Stiamo bene anche qui. Stiamo bene qui. Quando gli innamorati vogliono amarsi ancora di più, vanno nella città più bella al mondo sul mare blu. Fanno trasportare dal gondoliere che le mare va, e si ode un dolce canto di una colomba in cielo va. Adesso tutti insieme, ecco, facilissima. Gondola veneziana scivola sul canal, le coppie innamorate si danno baci, le fai sognare. Gondola, quanti amori e passioni ardenti hai visto tu, ai giovani sposini tu hai fatto battere forte il cuore, a quegli amori fragili hai dato ancora forza e vigore, la culla sei nel cuore. Gondola veneziana scivola sul canale.
signori, grazie. Grazie per questi bellissimi applausi. Grazie. Bene, rimani lì, Mariana, perché è stato richiesto da un carissimo signore che ha detto non dire il mio nome, non importa. Lui, a tutti quanti voi, questo grande successo napoletano dal titolo Tu che non chiagnere. Vai! Sì. E da Venezia andiamo a Napoli. Grazie a tutti. Grazie. Bene, allora lasciamo l'Italia. Noi abbiamo ancora 10 minuti e un quarto d'ora e poi vediamo che c'è il nostro cabarettista che ci sta aspettando. 10 minuti, un quarto d'ora, non di più. Adesso lasciamo l'Italia per andare molto, molto lontano. E arriviamo con Francesca con questo grande successo internazionale, signori, New York, New York. In the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shields, I'm longing to stray. I'll make a brain new start of it. Town blues are melting
make a rain start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Woo! New York, New York, I want to wake up in the city, it doesn't sleep, to find thy king of the ear, top of the hip, rim of the crop and the top of the ear. Signori, è davvero un'emozione, grazie. Grazie a tutti. Allora, visto che abbiamo fatto le ferie, come stiamo a voce? Se ne facciamo un altro un ci po' siamo, così. Ci siamo. Intanto che aspettiamo il nostro cabarettista che è già pronto. Ci siamo. Io ne ci facciamo sono. Un'altra? Proviamo, allora, dai. Possiamo partire, maestro? Andiamo? Dance.
l'orchestra. Grazie. Torniamo dall'America. Ritorniamo qua, va che è meglio. Grazie. Bene. Allora, noi terminiamo, abbiamo ancora una canzone, dopodiché passeremo la linea al nostro comico. Benissimo. Allora, dalla voce di Marianna, questo grande successo da musical, signori, per tutti quanti voi, arriva Cabaret. Applauso, facciamo un applauso generale che spostiamo un po' l'aria visto che fa un caldo tremendo. Buonasera, buonasera, saluto la sinistra, saluto la destra, al centro, sembra di essere a Montecitorio. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera Cesare ragazzi, come sta? Un saluto giustamente al Cesare. Fa caldo, io andrò veloce come il treno anche perché stasera io parlerò molto sulle donne, visto che non lo fa più nessuno, le donne nella vita sono molto importanti secondo me, lo dico agli uomini presenti, lavori tutto il giorno. L'applauso, grazie signore, vedi che un cabarettista che parla di voi benevolmente ci vuole, lo dicevo agli uomini, si lavora tutto il giorno, arriva a casa la sera una donna che ti dica ti voglio bene, tutto questo cosa vuol dire? Hai sbagliato casa, ragazzi, vedi che proprio è un bel problema. Beh, io con le donne pensate, giuro, con tutto il bene che vi voglio, non ho mai avuto molto successo. Ieri per esempio ne ho conosciuta una, mi dice Carletto tu mi piaci, domani vieni a casa mia che non c'è nessuno, sono andato non c'era nessuno, ma che sfiga, proprio una cosa brutta. Però amo perché amare fa bene alla salute, è vero, la signora che sorride, L'amore è importante, altro che storia. L'altra sera ho detto a mia moglie, amore mio, quanti uomini hai avuto prima di me? Lei non mi ha risposto, l'indomani gli ho rifatta la stessa domanda e mi ha detto non rompermi le scatole mentre sto contando. Cazzo, geniale, vedi che proprio qui siamo nell'apoteosi quando la donna proprio, pam, vedi che
Poi le donne sono cambiate nei nomi, è vero signore, una volta le donne come si chiamavano? Giuseppa, Teresa, Giovanna, Antonia, Maria, oggi invece chissà perché sono tutti i nomi a chatline. Tu conosci una donna, come ti chiami? Amanda. E tu? Samantha. E tu? Luana. Il mondo cambia, signori, altro che il marazzo, è vero o no? Viva la privacy, ma chi se ne frega, 20 anni fa c'era la cicciolina al governo, vi ricordate, signori? La cicciolina, eh? Cicciolina. Adesso abita in India, le vacche sono sacre. Ma il problema è che se parli sulla politica, l'applauso è per la cicciolina perché è grande, è grande. Maestro Franco Bagutti, ma lei è sempre veramente elegante, tutto abbronzato, si fa le lampade o i comodini? Ah, sono le lampade del... Sono tutti strani qua, veramente. Poi quando incontri Mister Giovanni, che è una lipa, sono uguali loro due, hanno una grande energia. Quando si incontrano, scintille, è vero o no? Ciao Franco, ciao Giovanni, vanno proprio. Due grandi personaggi, vi amo. Perché tutto questo, cari mie signore e miei signori? Perché l'uomo pecca? Io dico di sì. L'uomo è un po' un peccatore, non per fare moralista, ci mancherebbe. L'uomo va al bar a raccontare le stupidate. Meno male, signori, meno male. L'altra sera ho sentito un discorso tra due uomini. Uno diceva all'altro, Giorgio, ma se io vado con tua moglie tu diventi cornuto? E l'altro, no, andiamo alla pari. Proprio, geniale. Ci vuole la classe quando si ama. La classe è importante. La classe. Io conosco un mio amico che fa il becchino. Ogni volta che fa l'amore con la propria donna gli dice, dai che ti faccio morire, va che le scemo, proprio una cosa incredibile, una cosa brutta. Però quello che conta secondo me, se parli di cose serie, e io vorrei stasera in maniera ridicola anche comica, perché essendo un cabarettista la politica, devo dire, ci fa ridere, e non me ne intendo, però Scajola, ragazzi, Scajola ha ragione, non per difenderlo, io vorrei sapere chi è quel disgraziato che ha costruito il Colosseo davanti a casa sua, ragazzi. Scusate. Il Berlusconi che va all'Aquila, terremoto, vi ricordate l'anno scorso, grande disgrazia, ad aprile, terremoto, il Berlusconi arriva all'Aquila, la prima frase che dice, sono scosso, cioè terremoto, Berlusconi. Silvio, Dio mio. Il Bertinotti, è vero, c'è la pazzia, c'è il Bertinotti che va a Napoli e parla sul precariato sulle 35 ore, a Napoli, signori, a Napoli, dove regna la fantasia. Ferma un napoletano in piazza, gli chiede, mi scusi, ma cosa pensa lei delle 35 ore? E il napoletano, no, all'anno sono troppe, a Napoli. C'è qualcosa che non va, forse c'è la pazzia in giro, dico bene, maestro, lei che mi guarda con gli occhi assopiti, C'è la pazzia. C'è la pazzia. Siamo tutti pazzi, ma è bello, noi italiani siamo geniali, siamo scienziati, poeti, sportivi, viva il tennis, signori, grande Schiavone. Avete visto, entrate nella storia, una donna che è entrata nella storia. Perché? Perché vedi che quando la donna comanda, le scimmie vanno a casa. Noi uomini siamo straordinari, ma siamo un po' strani, Dio mio, siamo strani. Questo grande pianeta umano, la signora sorride, siamo strani, signora, però ci volete bene, è vero o no? Love. È importante. Ci fanno i quiz a noi italiani per vedere se siamo intelligenti, avete notato? Ci danno 5.000 euro se conosciamo non i Garibaldi, Giuseppe, non siamo deficienti. Ti fanno i quiz, anche i parrucchieri ti fanno i quiz. Ho appena tagliato i capelli, alla fine il parrucchiere mi ha detto, Carletto, come li vuoi i capelli, vuoi indietro? No, no, se li tenga pure, mi fai i quiz, mi scusi. Poi siamo poliglotti, giriamo il mondo, signori, parliamo le lingue, francese, tedesco, russo, arabo, l'inglese è facilissimo, example, lesson one, in italiano radio, in inglese radio, è tutto così l'inglese, radio, radio, armadio, armedio, una stronzata l'inglese. Anzi, ho detto radio e mi viene in mente un grande personaggio che saluto perché gli voglio bene, Angelo Zibetti, dove sei? Studio Z, Radio Z, perché stasera veramente sono tanti e poi ragazzi più si invecchia e più si diventa saggi, la terza età oggi va in crociera, c'è il telefonino. Fanno l'amore. Poi una volta l'amore si faceva qui a Cividino, ho visto tanti prati, una volta c'era la camporella, non per essere triviale, vi ricordate signori? La camporella, Nei prati, nei fossi. Era bellissimo. Una volta l'amore si faceva sull'erba, adesso l'erba la fumano. Una cosa incredibile. È un reato ambientale, signori. Tutti che si drogano. Che c'è un mio amico, a furia di farsi le pere, è diventato succo di frutta, cazzo. Una cosa incredibile. Però bisogna godere col cervello, ragazzi. La salute è importante. Ecco perché comanda la donna. Si parla sul fumo, l'uomo non fuma in casa, la donna è salutista, comanda la donna, 100%. Dov'è che fuma l'uomo? Sul balcone, quando, d'inverno, quando hai mangiato lasagne e peperoni.
Ci sono uomini che sono morti con la sigaretta in bocca, Dio mio. Oppure l'uomo lo porta al supermercato, è vero donne, ma non a fare la spesa, a tirare il carrello, è vero o no? Gli uomini sono tutti a tirare il carrello, una volta si tirava la lima, adesso invece sciura, Il carrello, un carrello. Se vai al supermercato ci sono tutti gli uomini che tirano il carrello. Se vedi un uomo senza carrello vuol dire che si è perso. Ma siamo veramente nell'idiozia. Che poi, è vero, voi battete le mani, ma è vero, signori. Tu arrivi al centro commerciale, la donna cos'è che ti dice? Bacia il carrello, lo dico in dialetto. Un sole tremendo, 40 gradi, l'uomo parte come un pirla, con l'euro in mano. Il carrello è a un chilometro, la donna lo guarda tra sé e sé come per dire speriamo che non torni più. E invece torna, donne, torna l'uomo. Solo che sono mille carrelli perché sempre quello con la rotella storta. Una cosa incredibile. Siamo sfortunati anche in quello. Ecco perché regna molto la pazzia. Poi abito a Milano, città da bere, sono tutti ubriachi a Milano, sono tutti di corsa. Sì, dove cazzo vanno non lo so. Se non sono in superficie, sono sotto in metropolitana, è buio, cosa fanno? Non lo so. A Milano non c'è il parcheggio. Allora io che cosa ho fatto? Ho comprato una macchina già parcheggiata, non so mica pirla, è veramente importante. A Milano, dopo. A Milano c'è l'Ecopass, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Io esco con la mia Topolino, Euro Disney, non mi capirla, veramente. Ma l'altra sera, signori, a Milano, in corso Buenos Aires, in centro città, ho visto, c'era incredibile, c'era un cinese vestito da vigile, dava le multe a metà prezzo. Cazzo, qui veramente siamo fuori di testa. Ecco perché noi italiani siamo grandi. C'è la crisi, ma chi se ne frega? E da quando sono nato, sciura? La crisi. Soldi, danè, tasse. Allora c'è mio nonno, 80 anni, è un saggio, gliel'ho detto. No, non sai, è cambiato il mondo. Siamo entrati in Europa. Lui mi ha risposto, ma secondo me il Marocco è entrato nell'Italia. Comunque, che si parla ancora di razzismo, signori. L'altra sera ero a Firenze, ho visto una scena incredibile. C'era un nero, stava attraversando le strisce pedonali, diceva qui mi vedono. L'hanno schiacciato al suolo, giuro, incredibile ma vero. Ecco perché c'è la pazzia. Lei sorride, signora, magari che la vita è bella, porca vacca. Dico bene, signora? La vita è bella. La signora in prima fila sta dicendo questo qui è pazzo. Sì. Arrabbiatevi donne, incazzatevi, la pubblicità vi prende per i fondelli, hanno inventato le linee scoleali, le donne a fare la pipì dove vanno a Malpensa, ma delle cose tristi, Dio mio. Però noi godiamo, siamo grandi, mi piace guardarvi, siete un po' introspettivi, ma mi piace guardarvi, toccarvi, è bello. Mi faccio una foto anche a me dopo, signor fotografo. Faccio un click. È importante. Adesso poi iniziano i mondiali, domani, per un mese, calcio. Il calcio è importante nella vita, ma anche il magnesio, il potassio, a calcio sono importanti nella vita. Il tennis è uno sport che mi piace, ci vuole il fisico, ci vuole il muscolo. Dove sei, Giovanni? Giovanni? Grande tennista, Giovanni, mi piace, Dio mio. Ha giocato con Vasco Rossi. Solo che non ha potuto giocare perché Vasco Rossi è entrato in campo, ha visto le strisce bianche per terra, le ha tratte su tutte, cazzo. Gli ho detto, ma Vasco, aspetta un pochettino che devo giocare a tennis con te. Anche a casa la moglie me l'ha detto, è sempre lì così, perché lui gioca a tennis, cambio palla. Perché? Ma che mo son pirla, perché il problema è che c'è la pazzia, signorina, lei che è molto bella. Bisogna innamorarsi nella vita del tennis, ma anche delle donne, o anche degli uomini, con tutto rispetto, perché signori, il mondo, se va al contrario, non capisci più niente. Viva anche i gay, ma chi se ne frega? Che poi avete notato i gay, non hanno l'osso nel polso, avete notato? Sì, quando vanno al bar, mi scusi, vorrei un caffè, che cazzo è? Oggi più sei tutto storto? Sì. Più cookie. Anche a Milano, c'è il ristorante gay, come primo ti dà l'orecchiette, giuro. Di secondo il culatello, giuro. Anche gelato, gusto preferito, il pistacchio, ti diverti tantissimo. E lavora il ristorante gay, fuori c'è sempre la fila, sulla porta c'è la targhetta, spingere, tutti che spingono. Ma perché spingete che c'è posto per tutti, Dio mio, in questo mondo infame? Ma viva anche il sesso, te, ma voi... C'è la promiscuità. Amatevi, fate qualcosa. E torno al discorso di prima, è la donna che ama più dell'uomo, io dico di sì.
non perché vorrei difendere le donne, siete voi che amate più dell'uomo. L'uomo dopo le 11 cade in catalessi, la sera, è stravaccato sul divano, stravaccato direi disteso, non è una parolaccia, La donna è lì, magari lo guarda, amore mio, mi ami ancora? Basta. L'uomo non parla, l'uomo mugugna, parla monosillabi, Mi ami amore? È andato col cervello, pensa alla crisi, pensa ai danei, pensa ai leasing, pensa ai mutui. E la donna invece dopo le 11 diventa poetessa. L'altra sera mia moglie sul divano mi ha detto questa frase bellissima, mi ha detto facciamo i piccioncini. C'ho 50 anni, vado sul tetto, cago in testa alla gente. Io ho detto ma stai cercando. Io vorrei far l'amore dopo le 11, svegliarmi. Già l'uomo non dorme, è insonne. Beh, io quando non dormo sono molto alternativo, mi alzo, mi siedo sul divano e guardo la televisione. Poi mi rompo le balle, mi siedo sulla televisione e guardo anche il divano, ma chi se ne frega, l'importante è la salute. Ecco perché siamo grandi, ma chi se ne frega, l'importante è la salute. La musica, Franco Bagutti, geniale, è bello cantare. Una volta l'uomo cantava, si sdocciava, cantava. L'uomo si sbarbava, cantava. Oggi no, siamo tutti incazzati. Io canto ogni tanto, grazie al cielo. Ultimamente ho fatto un disco per la Palestina, un OLP, bello, devo dire che mi è piaciuto molto proprio, mi sono anche divertito. E Alberoni ha scritto un articolo sul Corriere dicendo che noi italiani, pensate grazie a Dio, siamo l'unico popolo che quando fa l'amore parla. Noi parliamo, ci scambiamo un bacio, una tenerezza, un complimento, siamo straordinari. L'inglese invece è freddissimo, l'inglese, momento culminante, dice solamente una parola, una sola, well, basta, basta. La donna invece dice good, vuol dire godo, good, 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 quando poi è arrapata, good year, fa la gumista. La donna prende il sopravvento, ti prende per i capelli in questa maniera. E qui la donna comincia a cantare, bamneradin, neradin, macarena, bamneradin, neradin, cosa buona, bamneradin, neradin, macarena, poi ti tiri i capelli, macarena, e l'uomo, ma cambia disco, e la donna, è il minaito, balli, canti e fai anche i figli magari. L'applauso lo faccio io per chi canta, perché magari va ancora a ballare, magari ascolta la buona musica, magari gli passa il tempo, il cuore pulsa, l'emozione è importante, bisognerebbe fissarla, vero signore? Invece si va di corsa, non si capisce niente anche nel ridere, siamo particolari noi italiani, non ridiamo solamente con le vocali. So che sono un po' pazzo, dico delle cose un po' magari, un po' efficaci, un po' strane, ma è vero, perché io vi guardo e voi guardate me. C'è l'influenza A, so che siete malati, ma io di più, è importante. Gli animali si stanno incazzando contro di noi. 3 anni fa la mucca pazza, 2 anni fa l'aviaria, Shura, Yusei. Adesso invece diventiamo tutti dei porcelli. Sì, l'influenza suina. Pensa quando ci incontreremo, saremo tutti ammalati. Giuseppina, vuoi un caffè? Magari tu vicino a un porcello di casa e non lo sai. È importante, poi magari ti manda da Gerry Scotti e lì ti fanno il quiz e ti dirà a domande da porci, non lo so. E io risponderò, ho domande da sotto porci, sì, sì, è importante. Questa è la lingua italiana, signori, è la lingua di Dante. Un ortodosso in italiano cosa vuol dire secondo voi? Un orto vicino a un dosso, un ortodosso. Allora io mi domando cos'è un ortolano, è un orto vicino, è importante. Questa è la lingua italiana, non l'ho inventata io. Non si parla più il dialetto. Il brianzolo, il milanese, il bergamasco, il bresciano. I bergamaschi sono tutti incazzati ultimamente e hanno ragione, perché a Bergamo non crescono più gli alberi, poto oggi, poto domani, e cazzo ve ne dica. Però il problema, cari miei signori, che quando si ride fa bene al cuore, e noi ridendo con le vocali ci fa signori. Noi ridiamo con la A, E, I, O, U, è vero o no? Chi ride con la A, che ride con la I, con la O, con la U, con la U. Quando si incontra Franco Bagutti e Giovanni, sì, ridono con tutti. Io sto stupendo. Perché ridere con le consonanti non si può, signori. Il Signore non ci ha dato questo dono. Provate a ridere con la M. Come cazzo fai? Con la S, ti fa le pipì addosso. È un casino. E allora accontentiamoci delle vacanze per chiudere il discorso. Ma siamo nella globalizzazione. Non si capisce più niente, abbiamo i computers, abbiamo i telefonini, pazzesco, ci vuole il sito, è vero signora, che poi anche bergamasco, vuol dire fai silenzio, passito, 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 è importante. Ci vuole il sito, io ce l'ho milanese, www, vada via il chino, sciupetata, entri con netto e ti spaventi.
e mio nonno essendo milanese andava in Camporella, che magari la fa anche la guerra, gliel'ho detto, nonno, una volta ieri eri un praticante, adesso sei anche un protestante, va bene così, ma tu usi il Viagra? Mi ha risposto, no, io uso il Viacal, misturo tutto, mi ha detto, però sto bene, importante. Cioè la saggezza quando dice, no, sto bene, porca vacca, la salute c'è, che il Signore mi dia, e poi sacchete, va bene così. E andiamo tutti in vacanza, ormai fa caldo, siamo il 10 di giugno, non portare mai un uomo in vacanza, soprattutto quando magari è un po' fuori di testa, perché l'uomo, è vero, al mare, la prima cosa che fa quando entra in acqua, secondo voi che cos'è? È facilissimo, la pipì, signora, l'uomo fa queste cose, l'uomo è un bambino, più diventa adulto, più si appissa addosso. Sì, l'uomo entra in acqua, ah, oh, com'è bello oggi il mare, pausa, oh, com'è bello oggi l'acqua, ripausa, poi c'è tua moglie arriva che ti dice, amore, com'è oggi l'acqua, vieni, vieni, che bella calda, ma per amor del cielo, ma per amor del cielo. Dov'è la classe? È mezz'ora che ne parlo. Ma vai in bagno? Ma vai in bagno? O vai al centro commerciale, divertiti. Sono tutti i centri commerciali, ogni rotondo è centro commerciale, avete notato? Tutti che lavorano nei centri commerciali, tranne uno, la Auchan, non lavora la Auchan come centro commerciale, sono tutti napoletani. Al mattino arriva un supposto lavoro, fumiamo una sigaretta, vamo la Auchan, 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 Auchan. Laura Nissin. E allora andiamo in vacanza, ma chi se ne frega? Dico bene, signora, vacanza. Holiday. È importante. Le nostre spiagge sono bellissime, Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, la Liguria come spiaggia mi fa un po' ridere, perché è piccola, la Liguria come spiaggia è talmente piccola che i villeggianti hanno le gambe in acqua e la testa sulla ferrovia, cazzo, è una cosa incredibile, già i nomi liguri ti mettono il sesso addosso, giuro, signora, faccia le vacanze a Chiavari, guardi che un bel paese, magari lì vicino, Rapallo, stupendo, questi sono i nomi dei paesi, dell'Italia, Reggio Emilia, in provincia, c'è un paese che si chiama Godo, vi rendete conto? Gli abitanti come si chiamano? Godoni? Pazzesco. Magari passi per Godo, mi scusi, per il campo sportivo. Mai goduto. I più bei nomi secondo me ce l'abbiamo noi in Lombardia, sul lago di Lecco. Avete mai fatto quella sponda, signori? È micidiale. Inizi con Usmate, Lecco, Gravedona, Menaggio. Dopo Menaggio c'è Bellano. Dopo Bellano c'è Colico, dopo Colico c'è Chiavenna, dopo Chiavenna c'è Bormio, dopo Bormio c'è Tre Palle, torna a casa che sono un fenomeno, cazzo. Quella sponda lì è micidiale, pazzesco, pazzesco. E allora, cari signori, viva le vacanze, viva il tennis, ringrazio non solamente l'orchestra Franco Bagutti e Gianmarco, che è qua sulla mia sinistra, Giovanni, vieni, vieni, siediti Giovanni, qua in questa fila, visto che ti ho chiamato, applauso giustamente al signor Giovanni, grazie. Che è sempre più elegante che mai. Ma che roba, ragazzi. Ci sono 40 gradi, ma lui imperterrito, ragazzi. Giacca e cravatta. Mi piace, Giovanni. Complimenti alla moglie, moglie, ha visto? Non ha nemmeno una piega sulla giacca e sui pantaloni, signora moglie. L'ha fatto dormire sull'appendino stanotte, cazzo, proprio. La moglie ride e fa, sì, 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 è vero, sì, sì, sì. Quanti anni è che vi amate? Parliamo un po' di noi. Signora, quanti anni è che ama questo bell'uomo? Me lo dica, 20 anni? Di più? Complimenti. Figli, signora, figli? Quanti? Uno. È stato lui? Sì. C'è Giovanni che fa, ma stavo giocando a tennis e mi è arrivata una palla di sbiego. Perché? Perché? Buonasera, Bagutti. È diventata donna? Ah, buonasera. Siccome era quel maestro, secondo me è abbronzata anche lei, pensavo che, puff, cavoli, Biancaneve. Buonasera anche lei, bella donna. Complimenti, lei è molto bella, Somiglia un po' a mia moglie, lei, molto bella, mi piace, mia moglie è molto bella, ha un seno, uno solo ma lungo, una cosa incredibile, mi piace, mi piace, mi piace. Mia moglie non è molto bella di faccia, in compenso di corpo, può andare, ma mi piace, mi piace. 16 anni che mi sopporta, Dio mio. Quanta pazienza, ecco perché l'ho chiesto alla signora quanti anni è che ama. Giovanni. È grande, stasera l'ho conosciuto, in 2 minuti siete andati amici. Che poi fa dei cicerone, veramente, mi ha portato ovunque, sì. Venga, Bianchessi mi accompagnava, vieni, sembrava un manicomio, vieni, le faccio vedere tutto, le faccio vedere, sì, sì, stupendo, è un bel bambino anche il Giovanni, è un bel bambino, mi piace, poi innamorato, e se sei innamorato Giovanni, quante cose bisogna dirsi, o dirse, o dir... non lo so, non capisco neanche più la lingua italiana, e allora, parafrasando, signori, parlavo con gli animali, perché gli animali sono molto importanti, dicevo prima, siamo geniali anche per quanto riguarda o la promiscuità o le corna, comiche ci mancherebbe, perché abbiamo scoperto come, noi italiani pensate,
come si fa a capire se il figlio dell'amante. Infatti basta prelevare due gocce di sangue del figlio, iniettare il corpo all'umaca, se l'umaca caccia fuori le corna, il figlio dell'amante. Siamo geniali, giustamente gli animali ci possono dare dei responsi magari autorevoli. Allora, io mi metto sulla sinistra, ringrazio ovviamente, scusate le spalle ragazzi, purtroppo sapete com'è la mia parte migliore. Buonasera anche a lei, come sta? Belle donne nell'orchestra Bagutti, belle donne, mi piace. Buonasera anche a lei. Sì. Gianmarco Bagutti, sì sì sì, sembra un manicomio, buonasera anche lei, buonasera. Questo è incazzato, questo è incazzato, questo è incazzato. Aspetta, vado dal batterista, il batterista è fuori di testa, prende il Valium, dopo va in discoteca, papo ne Valium, papo ne Valium, fatemino. Come va batterista? C'è anche le cuffie, c'è anche le cuffie. Vuoi anche il ciuccio, il girello, vuoi anche... Batterista, tastierista, buonasera. Buonasera tastierista, lei è super dotato, Prima beveva il caffè e l'organo era lì, perfetto, vedo che proprio è alla grande. Tutto torna come prima, non è successo niente, è stato un incubo, ma chi se ne frega. Salutarvi, si può, magari parlando l'italiano o magari anche il dialetto. Dire io ho finito sembra un po' scontato, o dire io ho smesso sembra un po' anche, ma dire invece in lingua italiana io cesso, voce del verbo cessare, si può anche enunciare. Buonanotte, vi voglio bene, Carletto Bianchessa. E un grazie di cuore. Vieni, vieni, Carletto, vieni, vieni, vieni. Sono un po' sudato. Anch'io. Lui, dovete sapere, ci siamo conosciuti qualche anno fa in occasione dei 35 anni di attività di mio padre. Oltretutto nel 2011 faremo i 40 anni. Lo so, lo stavo dicendo io, perché nel 2006 erano 35, se 35, non ero Gianmarco, aprile, al Palabanca di Piacenza, mi ricordo. Al Palabanca di Piacenza, e ad aprile 2011 mio padre festeggerà i 40 anni. L'amico Carletto Bianchessi ci sarà, perché lui nelle nostre occasioni importanti c'è sempre. Grazie Carletto. Grazie a voi, è stato un onore, soprattutto vi auguro tante belle cose, viva la solidarietà e soprattutto, cari miei signori, io non chiudo con una battuta perché sembra scontato, ma vi dico solamente una cosa importante. Tanta tanta salute, signori, state bene, buonanotte. Carletto Bianchessi. Allora signori, noi adesso facciamo 5-10 minuti di canzoni italiane, però mi raccomando, vi chiediamo per questi 10 minuti di collaborare con la voce, con le mani, con il ritmo e di scatenarvi insieme a noi. Forza orchestra, tutti quanti, con il ritmo. Fate vedere le mani, dai, proviamo tutti quanti, vai. 1, 2, 3, 4. Forza, dai, anche voi. 1, 2, 3, 4. Potete fare meglio. Pronti con il coro. La voce, andiamo, andiamo. Di più. Anche di qua. Vai.
pelle nera, forza! Vorrei la pelle nera, ehi! Vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera, vai! Con tutte le ragazze sono tremendo, le lascio quando voglio e poi le riprendo. Nessuna mi resiste ma mi arrendo con una come te. Spesso io mi domando se per me metti dietro sto perdendo la mia reputazione. Con la grande musica internazionale, provate a dare le mani un attimino con il ritmo, perché vedo che cantare qualcuno canta ma in pochi, almeno le mani dai, che almeno vi fate sentire. Arriva lei, Satisfaction. Alla batteria, Luca! E arriva lui, pianoforte voce, Sandro Moreno! Con la tira, la 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 la
con te un bel gioco che ti piacerà. Quando lo dico io, lo dice la canzone. E lui queste ore le sa. Ragazzi, le mani, tutte! E poi falle vibrare. Vibrare! Se fai come Simone. Anche là in mezzo, Non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito, certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Le vogliamo tutte quante, tutte le mani, anche lì in mezzo, vibroni. E ora la ola. Ritmo. E ora sventoliamo! Finché vedrai, sventolando anche la gialla, ti saprai che ti si balla e il tempo volerà. Saprai quando c'è l'anghiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore canterà. Perché un pochettino con le mani avete collaborato, per voi grandi successi italiani suonati e cantati dall'orchestra Bagutti. Grazie. Grazie, ma noi adesso andiamo avanti, vogliamo un pochettino di più, perché questo è il motivo che arriva. Si balla con il dittino, amico Cesare lo conosce anche lui. E mi raccomando, lo conoscete tutti quanti, Village People. Si ballava così, anche da seduti, forza! E one, e two, one, two, three, four! E voglio vedere le mani, forza! Pronti? In alto, vieni fotografo, tutte quante che il fotografo vuole immortalare questo momento. Su, one, two, three, quattro. Arriva un motivo fantastico degli anni 80, colonna sonora del grande film Il Cacciatore. I love you baby. Siamo? Arriva l'orchestra per voi. Vai, hey! Mariano.
ci vogliono le mani su. Catenata! Ehi! Vai, vai! La voce! Vi voglio sentire urlare! Ora! Yeah.
Siamo in fondo, poi non vi rompiamo più le scatole, ma adesso vogliamo le mani! Su, su, su! Hey, hey. E là in fondo, quelli che ballano, adesso devono girarsi. Raddoppiare! Grazie, grazie di cuore. Allora, prima di introdurre le ballerine brasiliane, andiamo proprio nel Centro America. Partiamo dal Centro America e partiamo facendo schierare tutta quanta l'orchestra qui davanti al palco con i grandi Mambo di una volta. Signori, per voi Mambo. Signori, per voi l'orchestra italiana Bagutti. Di Lou Bega, Mambo number 5. E ora pronti? A destra!
applauso per loro, trombone, sax tenore, le trombe. Grazie, grazie veramente di cuore, si suda questa sera, eh? Aspettavamo l'estate che non arrivava mai, adesso nell'ultima settimana è arrivata veramente. Allora, io richiamo qui sul palco la presentatrice ufficiale perché lei vi introdurrà i prossimi ospiti, con un bel touche è già arrivata, Simone. Allora Gianmarco, stai qua con me perché insomma è un momento che puoi apprezzare più tu di me, insomma, in qualche modo, certo. No? Quindi magari le presentiamo insieme. Io non mi nascondo, rimango qua. No, immagino, immagino, insomma, come tanti altri. Comunque sei in ottima compagnia, la grande energia dell'Orchestra Baguti ci ha tenuto compagnia fino a questo momento, energia davvero allo stato puro. Quindi prima di tutto chiederei un grande, grandissimo applauso a Franco e Gianmarco Baguti e a tutta l'orchestra. Davvero complimenti sinceri, complimenti di grazie. Cuore, ma ora si va avanti perché ne abbiamo parlato tantissimo, insomma ormai l'attesa è veramente, insomma è arrivato il momento, no? Dopo la lunga attesa, insomma che dire, insomma Giovanni Licini ha pensato veramente a tutto, ci ha fatto divertire sul campo, ci ha fatto ascoltare dell'ottima musica, ci ha coinvolto insomma con le note, ci ha fatto ridere e adesso vuole coccolare anche tutti i suoi amici, soprattutto al maschile in questo caso, ma anche le donne sanno apprezzare Giovanni, quindi in qualche modo quando insomma una cosa è bella va guardata comunque a prescindere insomma dal sesso. E allora in questo momento si abbassano le luci perché stiamo per introdurre un corpo di ballo davvero davvero speciale, è la rivista brasiliana, sono sei ballerine accompagnate da un ballerino, quindi una viagem de sonho no país do samba, Brasil Ipanema show. Un viaggio di sogno nel paese della samba, Brasil Ipanema show.
samba é luxo só. Quando todo o seu corpo se embalança, é luxo só. Tem um não sei o que que faz a confusão. O que ela não tem, meu Deus, é compaixão. É pra mulata quando olha. Essa mulata quando dança é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança é luxo só. Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Mexe com as cadeiras mulata, seu requebrado me maltrata. Olha, essa mulata quando samba é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança é luxo só. Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Mexe com as cadeiras mulata, seu requebrado me maltrata. É luxo só. Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Mexe com as cadeiras mulata, seu requebrado me maltrata. Thank you.
siente que viene de frente. La bandera mambo. Diciendo, oye, pidiendo y cantando está. Que le toque mambo. Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones. Ay, qué rico canto. Y ya veo que está allá la gente. Y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar, para gozar. Capoeira, iaô,
rola com a força das ondas, com a força do tempo. Vem cantar minha gente no pé do birimbau. Tá na mulher, tá no viver, tá no menino, em mim e você. Capoeira, ei, iaô, rio, iaê, ei, iaô, rio. Capoeira, ei, iaô, rio, iaê, ei, iaô. Toca tabaqui, o jogo vai começar. Você me deixa leve, faz meu corpo girar. Ao som do pandeiro eu entro na roda, eu também sei jogar. Capoeira, iaô, iaê, iaô, capoeira, iaô, iaê, iaô. Ela vem de Angola com a força das ondas, com a força do tempo. Vem cantar minha gente no pé do birimbau. Tá na mulher, tá no viver, tá no menino, em mim e você. Capoeira, ei, iaô, rio, iaê, ei, iaô, rio. Capoeira, ei, iaô, rio, iaê, ei, iaô.
agita. É pra terra festeira de gente bonita que tá nó em pingo d'água. Que agita, que agita. O homem veio me avisar que aqui é de encantar. Quero lhe parabenizar a cidade, eu hei de amar você. Jereré, jereré, xeri, xeri. Salsa, the cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and babies, and DJs can play this, cause it's on their playlist. And on my journey through all of these dances, I found a lot of hot sex romances. But Mambo seek me, and Mambo freak me, then she released me, and this is how we go. Mambo, Mambo, hey. The babes are all around me. Mambo, Mambo, eh. Dancing all night long. Hey. Mambo, Mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, Mambo, eh. Soon I'll break a dawn. Hey. Cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and babies, DJs can play this, cause it's on their playlist. And on my journey through all of these dances, I found a lot of hot sex romances. But Mambo seek me, and Mambo freak me, then she released me, and this is how we go. Mambo, Mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, Mambo, eh. Dancing all night long. Hey. Mambo, Mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, Mambo, eh. Soon I'll break a dawn. Mambo, Mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, Mambo, eh. Dancing all night long. Hey. Mambo, Mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, Mambo, eh. Thank you for this day. Mambo, eh, dancing all night long. Mambo, Mambo, eh, the babes are all around me. Mambo, Mambo, eh, soon I'll break a dawn. Mambo, Mambo, eh, the babes are all around me. Mambo, Mambo, eh, dancing all night long. Mambo, Mambo, eh, the babes are all around me. Mambo, Mambo, eh, soon I'll break a dawn. Cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and babies, DJs can play this, cause it's on their playlist. And on my journey through all of these dances, I found a lot of hot sex romances. But Mambo seek me, and Mambo freak me, then she released me, and this is how we go. Mambo, Mambo, hey. The babes are all around me. Mambo, Mambo, eh. Dancing all night long. Mambo, Mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, Mambo, eh. Thank you for this day.
ganho a vida. Sou camelô, estou onda na avenida. Eu vou às compras, eu vou. Amor, 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 meu amor. É pro Paraguai que eu vou. Nessa ponte ganho a vida. Sou camelô, estou onda. E olha o boi aí, olha o boi aí. A pecuária do Uruguai chegou aqui. Chegou, chegou. Saborei o chimarrão. Solidão, o peão a cavalgar. O sol, oi, o sol latino conquistou a massa. E o Mercosul agora passa, unindo os povos por aqui e aqui. Vem também pra ser feliz. Batam palmas, zona norte. Chegou a X9, elas forte. De amor e pra ter felicidade. Basta sorrir. Zona Norte chegou, porque a X9 elas forte de amor. E pra ter felicidade, basta sorrir. Valeu, Adamastor! Sacode galera no ar, hein? Oi, desperta, desperta minha América do Sul. Eu sou mercador, nessa folia eu sei que sou. Negocio fantasias, quero ver sua alegria. Quando a X9 passar, vai lá, Brasil. Brasileiro, da cultura e do tempero. Virou celeiro mundial. Presidente lá. Arquitetura é arte, no tango você é meu par. Vem dançar, minha Argentina tão bela. Brilha nessa passarela, faz meu povo dele. Eu vou às compras, eu vou. Amor, 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 meu amor. É pro Paraguai que eu vou. Nessa ponte ganho a vida. Sou camelô, anda na avenida. Oi, amor. Eu vou às compras, eu vou. Amor, 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 meu amor. Alô, é pro Paraguai que eu vou. E as baianas que nessa ponte ganho a vida. Sou camelô, anda na. E mais olha o boi aí, olha o boi aí. A pecuária do Uruguai chegou aqui. Chegou, chegou. Saborei o chimarrão da marca Solidão. A cavalgar o sol, foi o sol latino conquistou a massa. Assim que é bom. E o Mercosul agora passa, unindo os povos por aqui e aqui. Vem também pra ser feliz. Batam palmas, zona norte. Basta sorrir. Sacode, galera. Sacode, galera.
My Show. Grazie, grazie di cuore. Meritato questo grande applauso per questo straordinario gruppo di ballerine brasiliane. Allora, signori, noi siamo giunti oramai al termine e dato che vi abbiamo fatto stare seduti per circa 2 ore e mezza, adesso vi chiediamo per le ultime 2 canzoni della serata di venire tutti quanti qui vicino al palco. Forza, dai, su dalle sedie, tutti quanti qui con noi, intanto che il nostro Marco fa un piccolo sottofondo musicale, come detto prima. Dai, forza ragazzi, qui vicino, vicino a tutti. Vi aspettiamo, mi raccomando, perché abbiamo un ospite a sorpresa che non era in scaletta, però finché non venite qua vicino al palco non lo facciamo arrivare. Tanto noi abbiamo tempo, siamo dei nottamboli e non abbiamo problemi a rientrare tardi. Forza, qui con noi, tutti quanti. Cesare, voglio anche te. Avanti, avanti, avanti. Abbiamo un ospite a sorpresa, infatti io vi voglio qui vicino al palco perché non l'abbiamo annunciato prima. È una ragazza simpatica che arriva direttamente dall'Ariston, dall'ultimo festival di Sanremo, dal grande festival della musica italiana. Ce l'abbiamo qui questa sera, vi vogliamo tutti quanti qui vicino a noi per accoglierla con un bel applauso. Vi aspettiamo, eh? Avanti anche gli amici ai lati, forza, qui con noi. Simpatica, brava e bella. È bella, direttamente dall'ultimo festival della canzone italiana, signore, qui con noi a Cividino, Arisa. Hey. Dai, con le mani. Ritmo, forza. Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore, ma l'amore no. Anche fra si riduce le fiori, perché i fiori hanno persi i colori, ma l'amore no. Resta la speranza di cambiare, come la paura di dover. Così, come noi, forza. Il dolore può farci cadere, la speranza potrebbe sparire, ma l'amore può. Vai, vai, fa tornare a sorridere ancora, imboccare una strada sicura, se l'amore può. E se scoppia in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore no. Vai, vai. Anche i frati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori.
grazie di cuore. E adesso noi continuiamo con un grande motivo internazionale, però mi raccomando, le mani per le ultime due canzoni della serata, forse le vogliamo tutte quante, tutte. Reno, ti voglio qui vicino anche te, dai, fatevi sentire, accompagnate voi l'orchestra, dai. Signora, la signora bionda, ritmo. Le due ragazze lì sedute cosa fanno? Avanti, dai, non vogliamo più nessuno seduto. Grande motivo della grande Tina Turner a presentarvelo, il nostro Vulcano Francesca. Eccola che arriva per voi, the best. 1, 2, 3, 4. I call you when I need you, my heart on fire. Sì. You come to me, why don't wire? Come to me, give me everything I need. In your light, shine on the palms, eyes, and the word of dreams. Speak the language of love like you know what it means. You are giving me wrong. Shake my heart and make me strong, baby. Ci siamo. You're simply the best. Con le mani sei. Star on every night, on every day. Ooh. In your eyes, I get lost like the wash away. Just how long I can heal me in your heart, my goopy. You know, for the place, come in with me. You're simply the best. Perfettamente. Grazie di vero cuore. È grande la nostra Francesca. Dato che siete qua, ne facciamo ancora un'altra. Rimaniamo sempre con la grande musica internazionale.
grande motivo cantato da Frank Sinatra, cantato da tanti grandi. Spegnimi le luci sul palco, Rocco, dai, che lasciamo il palco al buio e creiamo un po' di suspense, anche perché adesso arriveranno. Prima avevamo delle splendide ballerine che hanno fatto felici gli uomini, adesso avremo invece quattro ballerini che faranno felici le donne, eh? L'applauso delle donne, donne, fatevi sentire. Loro però non arrivano dal Brasile, arrivano da più vicino, dal Senegal, un po' dal Mozambico, un po' dall'Africa, li abbiamo presi un po' di qua, un po' di là, e insieme alla nostra cantante vi presentano questo grande motivo. I parrucconi, Marianna Tink! Con le mani, con le mani, con le mani! Sì! Parrucconi! Grazie! Grazie! Grazie, grazie di cuore! Questo lo fai per Marianna o per i parrucconi? Per i parrucconi ti sono piaciuti? No, per Marianna. Facciamo un piccolo applauso anche ai parrucconi, dai, ormai le parrucche non ce n'hanno più. Allora, siamo arrivati all'ultimo brano. Prima di fare l'ultimo brano, veloce, veloce, vi presento tutta quanta l'orchestra. Mi raccomando, rimanete qui, dai, ne abbiamo ancora uno. Tanto 5 minuti avanti e indietro non fanno mica la differenza. Angelo,
Vieni qui anche tu, Angelo, forza, qui vicino a noi, veloce, veloce, mi raccomando, gli applausi che ci avete regalato fino ad ora ve li chiediamo fino in fondo. Per lui, alla batteria, Luca. Alle percussioni da Cuba, Michelle. Ci mettiamo anche un piccolo urlo, piccolo urlettino. Al basso, Paolo Mannucci. Alla chitarra, Alessandro Rota. Il pianoforte, il maestro Marco Poggenebbi. Eccoli i parrucconi e partiamo dal primo sax tenore, Alessandro. Alle trombe, i gemelli d'oro, Matteo e Giovanni. Al trombone, Beppe Carnevale. Voce maschile e pianista, detto Antonio Banderas, Sandro Moreno. Signori, grazie. Voce maschile e trombettista, Matteo Bensi. E adesso, veloce, vi presento anche lo staff tecnico che ha preparato questa scenografia, scenografia condotta e illuminata dai nostri tecnici Adriano e Rocco e tutto lo staff. Grazie invece a coloro che vi hanno fatto sentire la musica, i nostri fonici e i tecnici audio, Paolo Ponzioni, Davide, Andrea, Roland. E poi questa sera avevamo degli ospiti. E parto con la simpatia, c'è anche lui, vi ha fatto ridere, dov'è che va? Carletto Bianchessi! Ipanema Show, le ballerine brasiliane, ci stanno cambiando ma fatevi sentire che loro vi sentono da dietro. Allora, spero di non dimenticare nessuno. Prima di presentare gli ultimi, vorrei un ringraziamento e un applauso grande. No, questo lo... Qui lo lasciamo per ultimo. Per tutto lo staff di Cividino, in prima persona, dall'amico Vicini e tutti i collaboratori. Grazie di vero cuore. Siamo qui per il nostro secondo anno grazie a voi. Grazie. Ho lasciato per ultimo le nostre voci. Parto da lei, ballerina, cantante, showgirl, Marianna. Signori, grazie. Grazie per la bellissima serata. Grazie. Lui era nascosto e là dietro ha aperto lui le danze. Mio padre farà 40 anni di attività il prossimo anno, il maestro Franco Bagutti. Grazie, grazie di cuore, grazie ancora, grazie Vicino, soprattutto grazie a tutti quanti voi. Grazie. Vai. Ne manca uno, anzi, questa volta ti presento penultimo, perché poi ne manca ancora uno. Signore e signori, Gianmarco Bagutti. Grazie di vero cuore. Ne abbiamo una. Abbiamo l'ultima canzone scatenata, però prima voglio fare a nome mio, a nome di tutta quanta l'orchestra, tanti auguri di buon compleanno al nostro Paolo Mannucci. Auguri Paolo! La cantiamo, dai! Tanti auguri a te, tanti auguri a Paolo, tanti auguri a te. Anche voi! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Paolo, tanti auguri a te. Auguri Paolo!
andate via perché lui a fine serata ha promesso che sarà al bar a offrire da bere a tutti gli ultimi rimasti. Grazie Paolo, grazie a tutti quanti voi, una buona notte con l'ultima canzone che vi presenta lei, Francesca. Arrivano i Blues Brother, con il ritmo, con le mani, più in fondo, forza! Italiana, ciao a tutti!